L'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa offre una preparazione culturale generale tipica di tutti i licei che permette l'accesso all'Università o all'Accademia delle Belle Arti nei corsi di specializzazione nel settore della comunicazione visiva e del visual design. Allo stesso tempo fornisce anche una formazione in campo artistico specifica a secondo della sezione scelta. Nel caso dell'indirizzo grafica vengono approfondite le discipline grafiche con riferimento anche al settore pubblicitario e dell'editoria. L'istruzione professionale è caratterizzata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale alla cultura professionale. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali che favoriscano l'acquisizione di strumenti concettuali di procedure funzionali a preparare ad un efficace inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Un'offerta di istruzione che favorisce la partecipazione attiva a esperienze formative personalizzate attraverso visite aziendali, stage, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro per accrescere la motivazione allo studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali. Il percorso formativo si struttura: un biennio di assolvimento all'obbligo scolastico, un secondo biennio, l'ultimo anno, il quinto anno, con diploma di Stato per accedere all'università o al mondo del lavoro. L'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa si suddivide in due aree. La prima, dedicata all'istruzione liceale con liceo artistico e indirizzo grafica, e la seconda, istruzione professionale con servizio sociosanitario, indirizzo odontotecnico, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera con possibilità di qualifica al terzo anno, servizi commerciali con possibilità di qualifica al terzo anno e manutenzione e assistenza tecnica con possibilità di qualifica al terzo anno. In un mercato del lavoro sempre più ristretto e competitivo, il marketing e la comunicazione sono diventati per le aziende canali fondamentali di business. Aziende, industrie e banche sono costantemente alla ricerca di operatori nel settore grafico pubblicitario del marketing in grado di creare nuovi marchi, nuovi modelli di comunicazione che possono promuovere i loro prodotti. Il liceo artistico ad indirizzo grafico è fortemente legato al mondo del lavoro e ha come obiettivo primario quello di creare figure professionali qualificate nel settore della grafica e del marketing. Il grafico è il professionista della comunicazione visiva che opera in molti ambienti, da internet alla pubblicità, all'editoria, alla pubblica amministrazione. Questo indirizzo di studi è caratterizzato dal laboratorio di grafica che ha lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti la padronanza delle metodologie proprie della grafica. Il tecnico dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali comprendono i settori e i processi produttivi relativi all'elettronica, elettrotecnica e meccanica termotecnica. L'opzione fruibile al terzo anno è apparati, impianti e servizi tecnici, industriali e civili. L'odontotecnico costruisce su modelli tratti dalle impronte fornite da medici odontoiatri apparecchi di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica. Le competenze acquisite nel servizio sociosanitario indirizzo odontotecnico sono la capacità di utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi, applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico, eseguire tutte le impronte e collocare i relativi modelli su dispositivi di registrazione occlusale. L'indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere della enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Il profilo generale orientato è declinato in tre distinte articolazioni: enogastronomia, servizi di sale di vendita e accoglienza turistica. Nell'articolazione enogastronomica, gli studenti acquisiscono
acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. Nell'articolazione servizi di sala e di vendita, gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici. Nell'articolazione accoglienza turistica vengono acquisite le competenze per intervenire nell'organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Il diploma di istruzione professionale nell'indirizzo servizi commerciali ha competenze professionali che gli consentono di supportare le aziende nel settore sia della gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nelle attività di promozione delle vendite. Nell'opzione promozione commerciale e pubblicitaria fruibile del terzo anno vengono identificate, acquisite e approfondite competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione della vendita e in quella progettuale e tecnologica. Tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. Tra le iniziative più significative organizzate dall'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris vi è l'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell'ordinamento nel quadro dei nuovi assetti della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto formativo dell'attività si pone come obiettivo primario la promozione e lo sviluppo della cooperazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro. Attraverso protocolli d'intesa, gli alunni partecipano ai percorsi e stage in aziende per una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tuo domani inizia da qui. Scegli l'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris Ragusa. Scegli il tuo percorso didattico. L'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris, Istituto Tecnico Industriale, offre una preparazione culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e permette allo studente di acquisire una conoscenza integrata, flessibile e in grado di inserirlo in realtà produttive in continua evoluzione. L'istruzione tecnica si caratterizza per lo sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso del laboratorio a fini didattici in tutti gli ambienti disciplinari e raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. L'istituto tecnico ha durata 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione tecnica utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l'istruzione superiore e alla preparazione e all'inserimento nella vita lavorativa. L'Istituto Tecnico Industriale si articola in diversi percorsi: agraria, agroalimentare e agroindustria, chimica, materiali e biotecnologie, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Il diploma di meccanica e meccatronica ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta e nei loro trattamenti e lavorazioni. Ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Interviene nelle attività produttive di interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti. Interviene nella realizzazione dei relativi processi produttivi e nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. Il diploma in agraria, agroalimentare e agroindustria ha competenze nel campo dell'organizzazione e nella gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell'ambiente. Interviene altresì in aspetti relativi alla gestione del territorio con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. Il diploma in chimica, materiali e biotecnologie fa acquisire competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle attività territoriali negli ambienti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorico e conciario.
L'articolazione dell'offerta dell'istituto è chimica e materiali. Il corso ha formato molti tecnici dell'industria chimica che operano nei settori della chimica di base, della chimica del petrolio, in quello alimentare, farmaceutico, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente, della utilizzazione dei rifiuti e in quello biotecnologico, sia nel territorio nazionale che estero. Il diploma in elettronica ed elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici. Esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici ed impianti elettrici. L'elettrotecnica si occupa della trasformazione della potenza elettrica, della gestione del progetto delle macchine elettriche, si occupa di tutta la filiera per la produzione e la trasformazione dell'energia elettrica. L'elettronica si occupa della elaborazione dei segnali elettrici e quindi dell'informazione, crea strumenti che trovano l'applicazione in moltissimi settori come le telecomunicazioni, l'informatica, la diagnostica, la clinica medica e la robotica. Elettronica ed elettrotecnica sono lo stesso indirizzo, ma due percorsi diversi da scegliere sin dal primo anno. Il diploma di informatica ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, nell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e delle tecnologie web, delle reti e degli apparati di telecomunicazione. Inoltre ha competenze e conoscenze nell'analisi, progettazione, installazione e gestione dei sistemi informatici, basi di dati, reti di sistema di elaborazioni, sistemi di trasformazione e ricezione dei segnali. L'articolazione offerta dall'indirizzo è informatica, che consente l'acquisizione di competenze che caratterizzino il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Si tratta in sintesi di acquisire conoscenze, competenze e abilità per effettuare correttamente l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e soprattutto lo sviluppo delle applicazioni informatiche. Se vuoi programmare bene il tuo futuro, scegli l'Istituto Tecnico Industriale, Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris a Ragusa.